È iniziata ieri nel tardo pomeriggio la nuova stagione agonistica della Nissa con il raduno precampionato. La squadra, guidata dal tecnico Nicolò Terranova e dal suo staff, hanno prima salutato e avuto l'incitamento da parte di una ventina di tifosi e poi hanno iniziato i lavori atletici sul campo. Assenti alcuni giocatori ancora in permesso, mentre la società sta lavorando sul mercato per dare al tecnico quei giocatori che ancora mancano per completare la rosa biancoscudata. Oggi inizia la nuova stagione della Nissa. Oggi c'è il primo raduno, anche se la squadra non è completa in quanto qualcuno verrà in settimana, che aveva un piccolo permesso, qualche problema come barriera di nascitura della bambina. Quindi penso che nel giro di 2 o 3 giorni saremo più completi. Cosa manca a questa Nissa per essere ancora di più competitiva? Ah, naturalmente siamo in pochi. Non è che mancano elementi, quindi interverremo soprattutto nella parte centrale del campo e poi qualcosa là davanti, ancora la faremo. Quindi 3-4 over verranno sicuramente. E in questo momento stiamo attendendo qualche notizia, qualche risposta da qualche giocatore magari che sta aspettando qualche dì, però noi fretta non abbiamo, siamo partiti pure una settimana prima rispetto alla media della categoria. Quindi siamo vigili sul mercato e faremo sicuramente qualcosa. La gente può stare tranquilla che noi al più presto completeremo la rosa. Nissa, Enna, Profavara, saranno queste tre a lottare per il campionato o ci sarà qualche altra sorpresa? Ma Mazzarese, penso Mazzarese o Mazzara come si chiama ora, penso l'Atletico Palermo e poi c'è sempre qualche altra sorpresa. Quindi io prevedo che sarà un campionato tosto e molto livellato verso l'alto come lo era l'anno scorso. Poi alla lunga. E poi si deciderà alla lunga pure questo, secondo Secondo Ernesto Russello, dove può e dove deve arrivare questa me. Nissa? Ah, guarda, noi siamo stati chiamati anche dalla società per questo progetto di Giovannone, quindi faremo sicuramente un campionato di vertice per come ci sta chiedendo la società. Poi dove può arrivare lo sapremo ad aprile, però noi devo dire che saremo molto competitivi e ci vogliamo essere pure noi a dire la nostra fino alla fine del campionato. Per chiudere, direttore, vuole fare un appello alla città per sostenere la squadra? Ah, sai, a Caltanissetta, il Caltanissetta è pronto. Ho visto che da 2 mesi io che già ci lavoro qua, c'è tanto entusiasmo. Quindi dobbiamo essere bravi tutti noi a portare più gente possibile allo stadio, perché i campionati non si vincono da soli. I campionati non la vince la squadra, non lo vince il tecnico, né il direttore. E manco la società, tutti insieme con i tifosi, allora si può arrivare lontano. Il direttore sportivo, unitamente al mister, stanno valutando alcuni profili che probabilmente nell'arco di qualche giorno arriveranno per poter partire completi. Poi, naturalmente, durante la fase del ritiro, se la società, grazie allo staff tecnico del direttore sportivo, dovesse individuare qualcosa che può ritornare utile, certamente non ci tireremo indietro. Però, mi approfitto per assicurare tutti i tifosi che siamo vigili sul mercato, non ci stiamo prendendo il sole, anzi, ci stiamo prendendo il caldo girando, contattando i giocatori perché proprio l'interesse è quello di completare la rosa. Il mercato non chiude domani, quindi non abbiamo, diciamo, una premura nel dover per forza intervenire. Posso tranquillizzare che gli elementi sono individuati, ci stiamo lavorando e sono elementi assolutamente, assolutamente validi. Dal punto di vista societario, a che punto siamo con la trasformazione della società? La trasformazione avverrà la prossima settimana, o dovrebbe essere il 2 o il 3 di agosto, stiamo aspettando una data precisa, però ormai ecco, ci siamo agli ultimi dettagli.